Mother Gunship è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Grip Digital, già creatori di Tower of Guns. Disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco è una frenetica discesa in un inferno di spari e esplosioni dove si ha poco tempo per riflettere e pochissimo per agire, circondati da nemici aggressivi e resistenti. Ci si muove velocemente e si spara senza sosta in questo titolo che sicuramente non propone una storia molto approfondita. Ci basti sapere comunque che noi siamo il bene e tutto ciò che incontriamo il male, da estirpare e annichilire senza nessuna pietà. Un po' come gli shoot'em up di una volta, tosti e difficili al punto giusto ed anche oltre. Quando nelle fasi iniziali di gioco, legacy tutorial, ci si ritrova svariate volte a morire, beh, è il segno di un livello di difficoltà tarato verso l'alto, il che farà sicuramente piacere ai videogiocatori vecchia scuola. Va segnalato che le armi che useremo in questa baraonda non le troveremo belle pronte, anzi, dovremo assemblarle mediante una serie di possibili combinazioni che potranno accrescere all'inverosimile la nostra potenza di fuoco, o vederla drasticamente calare in caso di un non adeguato legame tra le varie parti. Questa caratteristica è il vero e proprio punto di forza di un titolo che altrimenti non mostra particolari segni di originalità. Il gioco vede già preannunciata una serie di nuove funzionalità che verranno implementate prossimamente, tra cui la modalità cooperativa che dovrebbe essere disponibile a partire dal mese di agosto. Inoltre verranno aggiunte sfide giornaliere e nuove stanze ed armi che andranno ad accrescere l'esperienza di gioco e di conseguenza la longevità. Al momento dunque il titolo appare interessante, ma ci riserviamo di farci un'idea più completa quando tutte queste aggiunte saranno inserite nel gioco. Allo stato attuale, Mother Gunship risulta una perfetta valvola di sfogo per i nostri istinti più beceri. Sparare, distruggere, sparare e ancora distruggere, ed esplorare qua e là. Questo ci viene chiesto e se accetteremo questa sfida, sicuramente il divertimento non mancherà. Dovremo però fare l'abitudine a un sonoro altamente ripetitivo e a un ambiente non particolarmente vario. Ma probabilmente, nel delirio di esplosioni, non avremo neppure il modo di accorgercene.